Un'altra stazione del calvario milanista, il Bentegodi, tradizionale muro del pianto rossonero. Già fuori dalle coppe, i campioni in carica finiscono da stasera nella colonna infame, vale a dire la parte destra della classifica, con una crisi di gioco e soprattutto di motivazioni davvero preoccupante. Dopo tanti anni che sono qua, dei grandi successi, bellissime cose, arrivano anche queste brutte. E hai vissuto un periodo così brutto nella tua carriera a livello di squadra? No, credo che questo sia il più brutto. Più buio. Sì, è una cosa che ovviamente così ti lascia un po' senza parole. E dire che la prima mezz'ora illude non poco il Milan, che privo delle geometrie di Albertini si affida alle magie di Baggio. A chiudere l'ennesima settimana di polemiche, Sacchi lo manda in campo dal primo minuto, posizionandolo alle spalle di Dugarry. E Baggio, per dirla alla Cesare Maldini, gioca da Jorkaeff, salta l'uomo, propone assist a volontà e duetta splendidamente con Dugarry al quindicesimo per la più bella azione milanista della partita. Allora il Verona si fa furbo, chiude gli spazi e si affida al contropiede sfruttando la lentezza degli esterni rossoneri. Blomqvist Coco da una parte e Ragno Reitziger dall'altra. Al trentesimo Orlandini sembra inarrestabile e dopo aver saltato anche Baggio crossa al centro per Zanini che da sotto infila di testa. Primo tiro, primo gol. Purtroppo ogni partita per noi è un'ultima spiaggia, quindi ce la mettiamo tutta, forse loro un po', po' meno motivati di noi. Su un calcio d'angolo nostro siamo riusciti a prendere un contropiede, perciò non vedo perché si debba accusare la fascia. E che c'è disattenzione. Ma la lezione non serve, passano 7 minuti e Orlandini replica sull'altra fascia. Maldini va a chiudere per sostituire l'assente Reitziger e in mezzo Bacci resta in splendida solitudine. Secondo tiro e 2-0, praticamente il delitto perfetto. La reazione del Milan è inesistente e ad inizio ripresa Sacchi cambia le fasce al malato, via Blomqvist e De Ragno, dentro Savicevic e Davids. Con Baggio più avanzato, è proprio lui alla palla buona in apertura di ripresa, ma la sciupa così. È l'ultima illusione rossonera, perché al nono minuto dal delitto si passa al suicidio perfetto. Savicevic gigioneggia e Vanoli gli soffia il pallone con la difesa rossonera già alta. Stavolta Orlandini, ex interista assatanato, si ritrova senza avversari e infila sull'uscita Rossi, battuto 3 volte senza aver avuto la possibilità di effettuare una sola parata. Il Milan è sotto shock e si rianima solo quando Boban trasforma alla perfezione una punizione da fuori area e potrebbe addirittura tornare in partita pochi minuti dopo, quando su un bel lavoro di Baggio, Dugarry spedisce a fil di palo. Ma il nervosismo del Milan è evidente e poco produttivo. Dugarry rischia anche l'espulsione scalciando Siviglia, ma viene graziato da Borriello. Ultimo sussulto a 7 minuti dalla fine. E ancora Boban a spaventare Guardalben senza fortuna. Loro sono stati bravi a fare il loro gioco. Noi ci siamo prestati in certe situazioni. E così, abituati a mangiare caviale per anni, ai tifosi rossoneri il pane secco va di traverso e queste purtroppo sono le conseguenze. Del Milan lo insegna la storia. Nel 1973 e nel 1990 il Milan lasciò allo stadio Bentegodi quei punti necessari a vincere lo scudetto. La sconfitta di ieri non è paragonabile, non va legata all'avversario scomodo. I rossoneri hanno patito il 7° stop in campionato. Considerando che Coppa Italia e Coppa Campioni sono oramai un ricordo, la situazione è da allarme rosso. Per trovare un Milan così immerso nelle sabbie mobili del campionato bisogna tornare indietro 15 anni. Siamo solo noi che possiamo uscire da questa situazione con la grande serenità e con l'aiuto un po' di tutti quanti, perché certo che se uno rema da una parte, uno rema dall'altra, è difficile uscire. Sacchi, è una crisi che sembra avere molte facce. Lei ne privilegia qualcuna nell'analisi? Beh, è una crisi innanzitutto, è una crisi che perdura da luglio praticamente, con una grande continuità. Praticamente vi è stato un grafico quasi piatto, no? E questo ci preoccupa evidentemente, però oggi secondo me non è il momento di fare della dietrologia o di cercare dei colpevoli, siamo tutti colpevoli, io per primo. Oggi è importante mantenere una certa tranquillità senza perdere il senso autocritico. Lei ha parlato di Milan lento, allora cominciamo dall'aspetto fisico. Come mai questa mancanza di brillantezza? Ma per quanto riguarda questa partita può dipendere anche dal fatto che venivamo da una settimana dove avevamo 9 giocatori via con le nazionali e gli altri che erano stati qua avevano lavorato molto a livello lattacido, quindi può darsi che sul breve si abbiano dei riscontri non positivi.
In generale però il Milan deve aumentare la velocità, perché altrimenti siamo in difficoltà sia quando ci difendiamo che quando attacchiamo, non creiamo i presupposti per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Io sapevo benissimo che avrei trovato una situazione di grave difficoltà, so benissimo per esperienza che tutte le mie squadre hanno sempre delle partenze stentate, lente. Io mi auguro che alla fine questi problemi, almeno a parte, possiamo risolverli. Come il Milan di questi tempi, che ad Amsterdam ci arriva senza Galliani e Braida, impegnati a Milano a costruire il futuro. Da Veroni i rossoneri escono con le ossa rotte e male esce anche Sacchi, che dopo 57 giorni di Milan fa arrabbiare i dirigenti. I viaturati non hanno gradito le ripetute sparate in pubblico di Arrigo contro i giocatori. Avrebbero preferito la riservatezza dello spogliatoio, in pratica come i tempi di Capello. E un richiamo ad una maggiore coesione arriva anche da Baresi. Dobbiamo essere ancora più bravi adesso, essere uniti e non sparlare, a non dare colpe uno contro l'altro. Dobbiamo essere compatti e risalire insieme alla china, insomma. Richiamato probabilmente dai vertici, oggi Sacchi ha corretto il tiro e in viaggio per Amsterdam ha detto di non voler sfasciare il Milan e per la prima volta si è astenuto da giudizi sui singoli. Intanto piuttosto seccato, Desailly ha ribadito al tecnico che non vuole più giocare al centro della difesa, per attitudine ma anche per difendere Costa Curta, sgradito a Sacchi come lo era Panucci. A Verona ritorna UEA dopo quasi un mese e mezzo, in porta c'è Pagotto al posto di Rossi, a centrocampo Savicevic sostituisce lo squalificato Eranio. Coco difende a destra, Maldini a sinistra, Baresi e Costa Curta centrali in difesa. Nella Samp torna dopo due settimane Ferron e Dieng è centrale in difesa con Mihailovic. L'arbitro è Bazzoli, collaboratori Di Savino e Gini. Fasi iniziali della gara, retropassaggio di Coco, Pagotto sbaglia il controllo, Montella in agguato e poi Mancini. 47 secondi e la Samp è in vantaggio. Rivediamo l'errore di Pagotto in fase di controllo. Pagotto commette fallo su Montella, ma c'è Mancini e un fuoriclasse come lui da quella posizione non può sbagliare. Nervoso Baresi, protesta per la mancata segnalazione di un fuorigioco e rischia l'espulsione mandando a quel paese l'arbitro che fa finta di non sentire. Cross di Balleri e Desailly si arrangia su Montella. La Samp ha chiesto il calcio di rigore. Da UEA a Savicevic. Palla che arriva a Boban, ma il destro del croato è debole e centrale. Punizione di Mihailovic, si difende Pagotto, poi allontana la difesa del Milan. Intanto Savicevic, acrobazia di UEA e palo esterno, non fortunato il liberiano in questa occasione. Fermato Carembo per un fuorigioco che non c'era sul passaggio di Mancini, Montella era in posizione ininfluente. Da Baggio a UEA, ritarda la conclusione UEA, si salva Dieng. Poi arriva Baggio, ma sbaglia incredibilmente. Proprio Baggio, uno degli uomini più in forma del Milan. Delizioso il passaggio di Baggio a UEA che tenta di saltare Ferron. Il portiere della Samp commette fallo fuori area. Espulsione dunque per il portiere blu cerchiato. Ed Eriksson deve mandare in campo il portiere di riserva Serini. Fuori Montella. E Serini subito impegnato da Baggio su punizione. Poi Maldini. Verso Savicevic, intervento di Pesaresi con il braccio sinistro, ammonizione e squalifica, era diffidato. Fuori Maldini, dentro Blomqvist, Boban a destra, Coco si sposta a sinistra in una difesa a tre elementi. Occhio a Savicevic, è delizioso il controllo Mancino, perfetto l'assist per UEA, rasoiata del liberiano che non sbaglia. Gran gol di UEA, tiro potente e preciso nell'angolo. Pagotto, sbaglia ancora il rinvio. Prova a castigarlo dalla distanza all'Egle, palo esterno. Da Boban un tentativo sventato da Serini. Poi c'è Baggio, preceduto da UEA, si salva Mihailovic e poi Desailly su Pesaresi. Inutile il gol di Savicevic, a gioco già fermo. E passiamo al secondo tempo. Dopo 8 minuti Davids al posto di Boban. Da Savicevic a UEA, che cerca e trova con un destro strepitoso l'angolo sotto l'incrocio dei pali. Ancora un gol di grandissima qualità per Georges Weah. Sembra essere lui l'anima, il trascinatore di un Milan che appare padrone del match. Eriksson prova a risalire la china inserendo Carparelli al posto di Veron. Bazzoli non vede l'intervento di Desailly con il braccio sinistro su Carembo.
Poi Balleri usa le maniere forti su UEA, a causa di questo intervento UEA qualche minuto dopo deve lasciare il campo. Per il Milan dentro Reitziger. Bazzoli ha comandato un calcio di punizione per questo intervento di Coco su Carparelli. Mihajlovic scavalcato il portiere del Milan Pagotto, esultano i giocatori della Samp, rivediamo il sinistro di Mihajlovic fuori posizione, Pagotto. Poi Blomqvist, retropassaggio, sbaglia Coco di testa, prontissimo Mancini, Carparelli è in posizione regolare, tenuto in gioco da Baresi, non sbaglia Carparelli e la Samp è addirittura in vantaggio al Meazza. Ormai rassegnato Baresi non riesce a intercettare Pagotto. Di testa a Costa Curta, Carparelli ancora una chance, respinge Pagotto. Un'occasione per Desailly, ma è notevole il riflesso di Sereni. Poi Davids cerca Savicevic che prova a trovare il gol con astuzia, rischiano l'autogol ma si salvano Dieng e Balleri. Non bastano al Milan 5 minuti di recupero. Sempre più grave la crisi rossonera, 4 punti nelle ultime 6 partite. Oggi ha subito 2 gol in superiorità numerica, gravi e frequenti gli errori in difesa, mentre sorride Mancini, sognano i tifosi blucerchiati. Per la squadra di Eriksson 19 punti nelle ultime 7 partite. La Samp in campionato non vinceva in casa del Milan dall'ottobre del 90, la stagione che portò allo scudetto i blucerchiati. Linea Galeazzi. Secondo lei? Ma io credo che sia un campionato dai molti equilibri e quindi credo che la Sampdoria a 2 punti dalla prima in classifica possa certamente mettere questo obiettivo nei suoi programmi. Credo che la Juventus non possa essere certa di dominare questo campionato, credo che la Sampdoria certamente si metterà nel seguimento della Juventus. Nel momento di maggiore crisi per il Milan, il presidente rossonero Silvio Berlusconi accredita i blucerchiati di Eriksson come i principali antagonisti della Juventus per la conquista dello scudetto. La Sampdoria vola dunque, 7 risultati utili conseguiti, 40 gol realizzati, Mancini capocannoniere con 13 reti, ma anche giovani di belle speranze come Marco Carparelli in evidenza. 5 gol in campionato, sono già un bel bottino per te. Ah, un bellissimo bottino, perché sono partito con l'intenzione di far bene con la Sampdoria e di giocare. E allora adesso sono a 5 gol e spero di continuare così. Quando le cose vanno male diventa ingeneroso e a dir poco inelegante affondare il coltello nella piaga, ma il momentaccio che sta passando il Milan pretende un minimo d'attenzione. Il rischio è quello di voler trovare un unico capro espiatorio. Diventa quindi discutibile sostenere che forse era meglio tenersi Tabarez, il quale tutto sommato aveva una media di 1.36 a partita contro il 1.25 del suo successore. Non sono comunque i numeri da Milan. La sensazione è che in casa rossonera ci sia una perdurante precarietà di scelte e convinzioni. Rossi va così così nel mini torneo di Amsterdam e Pagotto viene premiato come miglior portiere. Dentro allora Pagotto e fuori Rossi, ma sarebbe sbagliato e pericoloso imputare la sconfitta con la Samp alle incertezze del giovane Pagotto o peggio ancora alla Solaiella. Quando lo speaker snocciola la formazione del Milan prima di ogni partita pare impossibile che una simile squadra possa perdere. Succede invece, forse è solo questione di scarsa serenità. Quanto alle colpe sono di tutti, dice Sacchi, quindi di nessuno, ma la classifica piange. Se gli errori del singolo che condannano la squadra, perché la squadra sul piano del gioco domenica ha dimostrato di aver fatto dei passi in avanti. Un giocatore ha detto una volta non siamo concentrati, una volta non siamo fortunati a fine partita. Io credo che la matrice sia la medesima. Si è sempre poco fortunati quando non si è così sufficientemente concentrati. Noi dobbiamo migliorare in questa attenzione, in questa concentrazione attraverso proprio il lavoro settimanale. Questo è il nostro punto, d'arrivo, cioè dobbiamo lavorare ancora meglio durante la settimana affinché questa squadra sia ancora più attenta e concentrata, perché a livello di gioco ogni tanto riusciamo anche a disputare delle discrete partite. Io sono convinto che potremo anche farne migliori. Mancini ha detto: io ho visto i giocatori del Milan prima della partita molto tesi. È possibile che il male oscuro del Milan sia una questione di paura, una questione mentale? È possibile tutto, di solito se vi sono dei comportamenti un po' soft prima, dopo si hanno dei comportamenti un po' eccessivamente di preoccupazione dopo, quindi dobbiamo trovare questo equilibrio. Però ripeto, io sono oggi più ottimista di quanto lo fossi 2 mesi fa quando sono arrivato qua. Credo che non siamo così distanti,
Adesso bisogna fare proprio uno sforzo ulteriore e non perdere mai il senso della misura, avere una dignità anche nella sconfitta, avere uno stile anche nella sconfitta. È facile avere uno stile quando si vince, noi dobbiamo averlo anche quando si perde, e sapendo che solamente attraverso un autocontrollo, attraverso un impegno, attraverso una volontà di venirne fuori, in quel modo solo possiamo venirne fuori. La serenità quanto è importante ai fini dell'ottenimento dei risultati? Ma guardi, io quando andavo a scuola, quelle poche volte che ero preparato, che mi ero preparato prima, ero sempre sereno agli esami. Non tutti sono uguali però. Non tutti sono uguali, però in genere è così. Bisogna prepararsi bene prima, allora saremo sereni anche sul campo. È purtroppo una brutta notizia per uno degli allievi prediletti di Sacchi, stagione finita. Risultato o spettacolo, questo è il problema. A mettere tutti d'accordo ci pensa Georges Weah. Dopo i due inutili gol contro la Samp, il liberiano ha riportato i rossoneri al successo con altre due prodezze individuali. Sul tabellino resteranno i nomi di Albertini e Blomqvist, ma negli occhi dei tifosi rimarrà impresso il numero del centravanti milanista che, prima di servire il pallone del raddoppio, ha saltato cinque avversari in un modo impossibile da descrivere, e al presidente Berlusconi brillano ancora gli occhi. Bene, uno dei gol da incastonare, da ricordare, da rivedere. Un balletto più che un'azione da campo di calcio, davvero un balletto. Dopo l'ho segnato, ero molto contento perché sei incredibile, un'azione incredibile. In attesa di tempi migliori dunque, al Milan in questo momento bastano e avanzano le intuizioni di Weah, anche perché le disattenzioni difensive, grazie anche ai giovanotti Vierkovo De Baresi, 75 anni in due, vengono limitate ai primi 30 secondi, con Rossi provvidenziale sul tiro di scapolo. Rossi è stato molto bravo su una palla e poi ha dato sempre tranquillità e sicurezza alla difesa, e la difesa stessa ha dato tranquillità e sicurezza. Poi i riflettori vanno ad illuminare il numero 9 rossonero. Antonioli vede Weah moltiplicarsi come in un incubo, e quando non è lui tocca a Savicevic provare la soluzione di fine senza sorprendere l'ex portiere milanista. Ancora un tentativo di Weah sventato da Antonioli in corner, e poi il rientrante Simone prova la conclusione a girare sul palo lontano. Ma la mira non è quella dell'andata, quando Simone segnò l'ultimo gol in campionato e si andava ancora in giro in maniche corte. E proprio in pieno recupero il Milan passa. Tutto nasce ovviamente da una fuga di Weah, lanciato da Savicevic sul filo del fuorigioco. Il guardaline Marano, un tipo originale, con la sinistra fa cenno di proseguire e con la destra alza la bandierina. Bettin non interviene, Antonioli sì, estende l'avversario rimediando rigore e ammonizione. Noi abbiamo visto il guardaline tirare sulla bandierina, è normale che i difensori si rallentano un attimino la corsa o si fermino addirittura. Albertini è implacabile dal dischetto e il primo tempo si chiude sull'1-0. Weah protagonista nel bene e in apertura di ripresa nel male, sciupando un bel lancio in verticale di Boban, che poi si infortuna, solo una contusione, e viene sostituito da Blomqvist. Ma nel secondo tempo è il Bologna a fare la partita, anche se tirate le somme, l'unica vera palla gol è questa, con Maldini provvidenziale su Magoni. E ad Ulivieri non basta. Hanno interpretato la gara a modo loro, avevo chiesto altre cose, non hanno fatto nulla di quello che io avevo chiesto, e quindi a me è sembrata una brutta gara. Grandi manovre dalle panchine, con gli inserimenti di Dugarry e Davis da una parte, Schenardi, Brambilla e Shalimov dall'altra, ma poche emozioni in campo se si eccettua questa palla gol divorata da Dugarry. Ma quando i tifosi del Milan sono già rassegnati ad accontentarsi dei tre punti, arriva anche lo spettacolo, concentrato in 15 folli secondi, quelli in cui Weah trasforma il prato di San Siro in una pista da ballo. Blomqvist valorizza il gioiello spedendo in rete, ma la sua gioia dura poco, perché Bettin lo espelle a 3 minuti dalla fine per questa brutta entrata su Shalimov, stiramento del collaterale. Ma Blomqvist a parte, ora i rossoneri possono tornare a sorridere. Finalmente una domenica sera un po' più tranquillo del sole. Sì, io anche dopo mercoledì stavo bene, però appena tornato a Milanello mi sono reso conto che serviva questa vittoria. Adesso forse per una settimana siamo a posto. Se questo è il Milan che dobbiamo aspettarci da qui a giugno, l'obiettivo da raggiungere diventa di conseguenza la salvezza, e la sconfitta contro il Perugia è un'occasione consegnata a una diretta concorrente. Ci rimetteremo a lavorare tutti quanti ancora, con ancora più impegno, con ancora più serietà, e con più che serietà, con un po' più determinazione, perché venga fuori qualche cosa di meglio di quanto sta venendo fuori. Scala trova il primo successo perugino, Sacchi la sesta sconfitta stagionale, e se quella di Verona era stata allarmante in senso tattico, questa di Perugia potrebbe lasciare tracce ancora più profonde. Weah, reduce dal blitz in Tanzania, comincia in panchina, accanto ovviamente a Roberto Baggio.
Sacchi dà fiducia a Simone Dugarry e in difesa conferma Vierkovod centrale e Costa Curta a destra come contro il Bologna. La difesa rossonera si fa però sorprendere da Negri al secondo minuto. Il bomber perugino, in posizione dubbia, fila verso Rossi ma si sgranocchia, un gol praticamente fatto. Il Milan gioca male, complice un buon Perugia, ordinato e pericoloso in attacco con le volate di Rapa e c'è spalla perfetta di Negri. La squadra di Scala passa al 18esimo, Gautieri per Negri, Vierkovod è fuori posizione e Rossi non può farci niente. Ma il Milan offre il peggio di sé al 24esimo quando Christophe Dugarry rifila due gomitate a Materazzi. La prima va a segno, la seconda per fortuna no. Stafoggia non vede nulla, il guardaline tutto. Il francese lascia scioccamente i compagni in 10. Nell'emergenza i rossoneri trovano, se non il gioco, l'orgoglio. Savicevic finalmente si sveglia. Al 40esimo su calcio d'angolo ipnotizza Bucci e al 42esimo lancia Davids verso l'ex portiere del Parma. L'impatto è terrificante. L'olandese finisce in ospedale con una frattura a tibia e perone della gamba destra. Avevo sentito un botto proprio come un pezzo di legno che si rompe, allora ho visto anche la sua gamba che era un po' storta. Ripeto, mi dispiace molto. Una volta ci ho rimesso io, con questo non voglio mica dire assolutamente. Io cerco di fare il massimo per difendere la mia porta, lui cercava al massimo per fare il gol. Gli subentra Tassotti che dopo qualche minuto andrà a formare con Baresi, Vierkovod e Costa Curta la difesa più vecchia del mondo, 142 anni in 4. Maldini infatti si incarica di completare l'opera di Dugarry, finendo Materazzi con un'altra gomitata, seconda espulsione. Ma non vorrei catalizzare l'attenzione su di me solo per questi episodi che accadono in campo, però purtroppo è successo. Chiedo scusa anch'io ai giocatori del Milan perché sicuramente non siamo dei santi nessuno, né io né Maldini né Dugarry. In 9 il Milan consegna idealmente la partita al Perugia che non sa però gestirla. Negri può chiuderla a inizio ripresa e sarebbe una fortuna per il pubblico di casa che assiste così con terrore agli ingressi in campo di Weah e Baggio. Ma il miracolo non è un optional in dotazione al Milan di quest'anno. Le uniche palle buone capitano sui piedi generosi ma ruvidi di Marcel Desailly e allora diventa normale pensare che non sia l'anno giusto. Sono quelle annate sfortunate, d'altronde quando parti male, io ho sempre detto, è come iniziare una partita e trovarsi dopo un quarto d'ora 3-0 e in 10, diventa difficile. Insomma, lì abbiamo speranza di tornare a giocare, mi pare, no? Qui nella difesa del mio. Io vado lui, perlomeno era già. Davanti lei alla difesa. Lui era grande, lui era libero. È lei davanti. Va bene. Moviola. Sì, vediamo la Moviola. Ci sono stati tanti episodi, è stata una partita molto, molto combattuta e ha destato anche molte polemiche. L'arbitro era Staffoggia. Il primo episodio è il 24esimo, c'è un lunghissimo rinvio di Sebastiano Rossi, la palla spiove dove ci sono Materazzi e Dugarry. Dugarry, dopo essere saltato con Materazzi, reagisce con due gomitate. I giocatori del Milan vanno dal guardaline e protestano molto e vedendo la partita così in diretta non si capiva perché ci fossero queste proteste, perché la reazione era abbastanza evidente. Se vediamo invece le immagini rallentate, guarda. Vedete che Materazzi va a saltare e col destro molla una gomitata in faccia a Dugarry. Infatti se vedete poi Dugarry, guardate che si tiene la faccia con la mano destra, vedete, e poi reagisce. Credo che le proteste dei giocatori del Milan siano state dettate dal fatto che il guardaline, che era il signor Zuccolini, non ha segnalato la gomitata di Materazzi. Vorrei sentire il vostro parere. Sì, in effetti si è visto che Materazzi prima gli ha tirato la gomitata, però purtroppo non lo so, per il Milan il segnalino non l'ha vista e dopo lì Dugarry, forse perché ha sentito male, gliel'ha voluta ritirare, però certe volte bisogna essere anche un po' più furbi perché sai che fallo di reazione ti costa. Questo è sicuramente... Perché stai più calmo, certo. Casomai se gliela vuoi tirare gliela tiri dopo, non ti fai vedere. Insomma, sono insegnamenti questi. Giovane, ma già, Già questa. Sa. In effetti, poi il fallo di reazione è stato troppo evidente. Questo, quella più vistosa è quella di Dugarry che non colpisce Materazzi perché è già a terra, cioè la seconda, secondo me, gli è nuociuta ancora di più di quella con la quale quella ha colpito Materazzi. Perché l'ha ripetuta con una. Vedi?
Adesso vediamo, sì. guarda, con che rabbia ripete più. La seconda. Sì. No, ma è chiaro che prendendo una gomitata in faccia, sì, però, insomma, lui ha sentito male e poi ha reagito sbagliando. Perché è un grosso ti ricordi errore. Anche a Verona quando diede un calcio che per fortuna non prese quel giocatore per Verona terra. Cioè, si deve dare una calmata, insomma, con tutto che sicuramente anche Materazzi doveva essere punito per questo fatto. Che dice Ferro? Sì, ha ragione il signor Tosatti, anche Materazzi doveva essere punito, però Dugarry è già la seconda volta che gli capita di avere delle reazioni così pesanti. Non è abituato, evidentemente. E poi così sono anche molto evidenti. Sì, questo è. E la seconda, la comitata è stata evidente perché non l'ha trovato. Sì. E allora e fatto si è sbilanciato completo, tutto. Sì. Se lo trovava subito, si fermava. Primo tempo, è il 42esimo, questo è l'episodio che sicuramente farà molto discutere nei giorni prossimi. Davids, l'uscita di Bucci. In questa occasione Davids si è fratturato tibia e perone. Rivediamo, vedete l'uscita come... con la gamba bassa di Bucci. Ecco, io se posso dire una cosa, scusa, io ho sentito prima la dichiarazione di Bucci, io ho fatto il possibile per la mia porta, questa è una dichiarazione completamente folle, cioè tu in campo fai tutto quello che vuoi per la tua porta, ma non puoi con questo giustificare un intervento di questo genere, e secondo me è gravissimo che questo intervento, al di là di come doveva essere sanzionato, non abbia portato a una punizione di Bucci. E questo secondo voi come è un intervento criminoso, ecco. Io chiedo a voi, come doveva essere sanzionato questo episodio? Secondo me, vabbè, rigore era netto, ci poteva essere espulsione, però io credo, non è che Bucci lo conosco perché non ci ho mai giocato insieme, figliolo, però, è un bravissimo ragazzo. Io, vedendolo come uscito, si è anche protetto il viso, non credo che gli voleva far male. Poi, io credo purtroppo sia assolutamente involontario. Su questo si mette le mani davanti al viso. Vedi che cerca di prendere la palla, però è altrettanto vero. La gamba alta, gamba però, ragazzi. Gamba alta. Però è altrettanto vero che quest'anno anche l'involontarietà viene punita in area di rigore. Ferron. Sentiamo Ferron che... Secondo me era più pericolosa quella che ha fatto su ieri settimana scorsa. Questa è stata... involontario, è stato un caso, purtroppo si è fatto male gravemente. Anche perché, voglio dire, io sono stato espulso perché ho preso la... ho buttato giù Weah a San Siro fuori dall'area, con le mani, cercando la palla, anche se io avessi poi preso la palla sarei stato espulso giustamente dal regolamento. Però allora anche questa, oppure quella di Bucci settimana scorsa con Vieri, cioè dobbiamo dare una giusta misura sui falli e sulle espulsioni date... o non date come di solito, come Fabrizio, scorsa. Di solito Fabrizio, l'interpretazione arbitrale su questo tipo di episodio è relativa al fatto se il portiere si disinteressa o meno della palla. E beh, ma scusa, ma settimana scorsa dimmi se Bucci è andato per prendere la palla su Vieri. No. Allora, però ha dato rigore, non ha neanche ammonito. Ha ammonito magari Antognoli perché infatti ha buttato giù Weah. Infatti io sono d'accordo su questo. Ci sono purtroppo degli errori nell'interpretazione di questa... Sai cosa c'è? Che purtroppo qui c'è stato un incidente grave, questo sì. Ma secondo te, Fabrizio, c'erano gli estremi anche per il calcio di rigore? No, il rigore sì, senz'altro. Secondo me era giusto il calcio di rigore. Davids aveva superato, aveva anticipato e superato il portiere, quindi era rigore netto. Ultimi tre episodi della partita. Due episodi al 44esimo, il primo. Vedete, c'è una mischia proprio vicino al palo corto, va a saltare Paolo Maldini con Materazzi, evidentemente, come ha ammesso poi anche Materazzi nel dopo partita, dicendo non sono immune da colpe, evidentemente in area succedeva un po' di tutto, e in questo caso vedete che Maldini si gira e allarga un po' il braccio e va a cercare con lui un po' col gomito il giocatore del Perugia, e questo è un primo episodio che è sfuggito all'arbitro e al guardaline. Un minuto dopo, al 45esimo, su un calcio di punizione da destra che si accingeva a battere Savicevic, vedete che al centro, inquadrati dal nostro cerchiolino, c'erano già Maldini e Materazzi, vedete che si stanno sbracciando, poi torna indietro Maldini per cercare la posizione, lo va ancora a cercare Materazzi, e qui a questo punto Maldini è partito e ha allungato, gli ha detto ciao, l'ha salutato.
è stato espulso e credo la decisione dell'arbitro, che credo non abbia visto Staffoggia perché era girato al momento del fallo e sia stato avvertito da Zuccolini. Lo rivediamo meglio anche in quest'altra inquadratura, dove è molto chiara la gomitata di Maldini. Ma che fanno? Allenamento proprio loro tutti a casa? Tutti insieme, no? No, non campo. Credo. Ma guarda, Paolo è molto corretto. Sicuramente è fallo, però Paolo, nella partita casalinga col Parma, ha avuto il zigomo fratturato così, Sì. E adesso cerca anche di difendersi, per carità, io non dico, però bisogna valutare bene tante cose. Sì, qua lui... Dopo quella l'espulsione di Lugari ha perso un po' la testa, aveva fatto anche una lite prima, mi sembra, con Gautieri, è andato a cercare già prima Materazzi per colpirlo. Sì, ma manca, devo dire, lui ha perso il controllo, il che per un grande professionista, nonché capitano della nazionale, non è bello, siamo la verità. Ti dirò queste cose qua, è un po' difficile dedicarle perché ci sono delle partite che si mettono in un certo modo, che i contendenti si beccano spesso. Anche perché poi Maldini è sempre, Paolo è sempre stato un esempio di correttezza esemplare. Quindi penso che sia la prima volta. Avrà sbagliato, come sbagliano tutti, insomma, quindi credo che... Sì, ma forse risentono tutti anche di questo clima che c'è. C'è molto nervosismo. Questa tensione che c'è nel Milan. Certo che la partita era stata molto nervosa, perché l'episodio di Dugarry è quello che ha scatenato un po' tutto. Visto anche da quel momento la partita... che ha subito, diciamo... per carità, anche involontario, i loro compagno deve, probabilmente, dopo qualche minuto, certo. Dico probabilmente, sì, per sì, carità, sì, senza... Sì, sì. Sì, succede, abbiamo visto anche una partita della Fiorentina, se ti ricordi, Giorgio, sì. Quando si fece male... Sì, ma se restano in 10, dopo... forse la partita è la giusta, non c'è un problema, professionale. Adesso abbiamo un problema di tempo, c'è ancora un... C'è un'ultima cosa, ma... Alla fine, il risultato di parità è sicuramente quello che meglio rispecchia il comportamento di due squadre scese in campo con formazioni molto rimaneggiate. Il Milan con Maldini, Dugarry, Blomqvist, David, Savicevic, Boban e Ambrosini fermi ai box. La Roma senza Balbo e Tern e con Bernardini preferito di Biagio. Un pareggio che a conti fatti potrebbe penalizzare il Milan vicinissimo nella ripresa anche al gol del raddoppio e che conseguentemente premierebbe oltre i meriti la Roma. Ma non è proprio così. Rossoneri UEA dipendenti nel primo tempo, ma i lampi del Franco Liberiano sono le uniche giocate apprezzabili di una squadra lenta nella manovra e poco incisiva dalle parti di Cervone. Viceversa, la Roma, poco incline a costruire, si trova a recriminare dapprima per una bomba di Totti su punizione, quindi dopo una risposta alta di Eragno da buona posizione al limite dell'area, per una bella azione Moriero-Tommasi conclusa con potenza e buona coordinazione da quest'ultimo e sventata dal portierone rossonero. La ripresa vede un Milan più compatto e più determinato, Milan che conquista il vantaggio con Pietro Vierkovod in posizione tuttavia almeno sospetta sulla punizione di Baggio. Per il russo si tratta comunque, oltre che del gol dell'ex, del primo in maglia rossonera. Sono delle punizioni che proviamo in allenamento e io sapevo che quando Baggio si metteva sulla punizione io dovevo arrivare con la parte, difatti sono arrivato giusto in tempo. Noi lavoriamo bene tutta settimana, poi la domenica... non riusciamo a fare quello che vorremmo, non so se è questione così di insicurezza o che altro, non lo so. Sotto di un gol Bianchi corre ai ripari, fuori Bernardini e dentro Fonseca, ma è sempre il Milan ad avere le occasioni migliori. La sfida giallo-rossonera si trasforma in una sorta di singolo tra UEA e Cervone. Nella sfida tra i due c'è di tutto, dal gol annullato agli interventi dentro e fuori area del portiere giallorosso, per finire al vero e proprio match ball mancato dal centrattacco milanista. Gol sbagliato e gol subito, è una vecchia teoria che però funziona sempre. Così Fonseca trova il gol dopo oltre 5 mesi e mezzo d'astinenza. Non segnava infatti da Vicenza-Roma della seconda di campionato. Un gol che secondo il presidente Berlusconi penalizza eccessivamente la sua squadra. Seminato molto, racconto poco. E alla Roma è bastata un'azione da trasformare in gol. Quindi purtroppo dal punto di vista mio, di presidente tifoso, vedo ancora una certa lontananza dalla fortuna da parte di questo Milan. Un Milan che nonostante il contraccolpo psicologico prova ancora a riversarsi nella metacampo giallorossa, ma lo fa, come dice il presidente Berlusconi, con scarsa fortuna. L'occasione migliore capita ancora a Pietro Vierkovod, il cui colpo di testa da buona posizione non inquadra però la porta. Milan-Roma finisce praticamente qui, con piccoli rimpianti, piccolissime emozioni, in attesa di partite migliori. È una situazione, una delle più difficili in assoluto, se non la più difficile che mi sia mai capitata, questo è indubbio.
Il fischio finale di Cesari, una liberazione per gli spettatori e forse per gli stessi giocatori al termine di uno 0-0 con poco spettacolo e molti alibi. Per il Napoli le assenze pesanti di Cruz, Ayala, Milanese e dopo 20 minuti anche Pecchia. Per il Milan la giornata di ferie retribuite di UEA, questo è il suo unico tiro in porta in 90 minuti e quel timore di affondare i colpi che contagia centrocampisti e attaccanti e per fortuna dei rossoneri non coinvolge i sempreverdi della difesa Baresi e Vierkovo, i migliori. È proprio il russo in apertura a cercare di schiodare lo 0-0 come già visto 7 giorni fa. Simone non trova collaborazione in UEA e fa tutto da solo con scarso successo. La prima parata di Taglialatera arriva così alla mezz'ora su questa girata al volo di Savicevic. 5 minuti dopo festeggia il primo intervento anche Rossi sul rasoterra di Beto, preferito a caccia, per uno schieramento prudente, anche troppo. Non si può inventare una squadra in 3 giorni. Eravamo senza centrocampo perché mancava Cruz, mancava Gossian, mancava Pecchia. Direi che abbiamo fatto il nostro dovere. Nel finale di tempo un paio di fuori programma, questa presa emozionante di Sebastiano Rossi senza conseguenze e l'uscita dal campo di Coco, preferito a Reitziger. Dopo un colpo alla testa il terzino rossonero è in stato confusionale e viene sostituito. L'attacco ha comunque escluso complicazioni. Nella ripresa Simoni prova la soluzione caccia per Turrini, ma chiamato alla prova l'attaccante dimostra di non essere al top. Dopo mezz'ora di sbadigli ci si sveglia all'improvviso quando Aglietti si trova solo davanti alla porta, ma Super Vierkovod è sempre allerta. Tutte le emozioni, 2 ad essere precisi, si concentrano così negli ultimi 5 minuti. 87esimo, Albertini impegna severamente Taglialatera e sulla respinta è provvidenziale l'intervento di Colonnese. Ho calcolato forse male il rimbalzo, ho dovuto saltare per prenderle, quindi l'ho colpita male. E al 92esimo Reitziger tenta il suicidio perfetto bucando l'intervento di testa. Il più sorpreso di tutti è Policano che si ritrova il match point. Vierkovod si immola per l'ennesima volta e vince una citazione di Arrigo Sacchi. Lui alla fine del primo tempo doveva essere sostituito perché così aveva subito una distorsione alla caviglia. È tornato, ma io già avevo detto che doveva entrare Tassotti, lui mi ha detto provo, ha giocato tutta la partita e molto bene, complimenti vivissimi. Domenica mattina, meravigliosa giornata di primavera, Svone, è finito anche l'inverno per il Milan o è un po' troppo presto per dirlo? Ma è presto per dirlo, sa anche abbiamo fatto 3 punti pesantissimi perché ci trovavamo in una situazione veramente difficile che quasi per la lotta per la salvezza e ne siamo usciti molto bene anche giocando un buon calcio. Quanti meriti a Sacchi? Ma sicuramente i meriti vanno divisi tra tutti, tra l'allenatore, i giocatori e la società, così come vanno divisi quando si perde, quindi lui ha fatto il suo lavoro benissimo e noi l'abbiamo trasmesso in campo. Qualcuno ha detto qualche settimana fa, più volte, con un po' di qualunquismo forse, bisogna venderli tutti, riferendosi ai giocatori del Milan, ma visto lo straordinario Savicevic, il buon UEA di ieri, direi che era una frase forse così, come ho detto prima, un po' qualunquistica. Ma credo che abbiamo fatto tutti una buonissima gara, Dejan era in una forma strepitosa, poi Paolo veramente ha fatto una gara straordinaria, quindi, ma tutti abbiamo fatto molto bene, molto decisi, determinati. A vendere giocatori che hanno vinto i 5 anni 4 scudetti mi sembra dopo un anno veramente brutto e verità fino adesso, però dubitare sul valore mi sembra ridicolo. Poi la società prenderà le decisioni, se non andiamo bene può succedere di tutto. Ringraziamo Zvonir Boban. Tra poco la super sfida tra Ronaldo e UEA, da non perdere.
Ecco le pagelle di Aldo Serena, molto equilibrio e c'è parità finale, Maurizio. Sono d'accordo. Il campionato ritrova il Milan e il Milan ritrova il sorriso. Sorride il presidente Berlusconi in tribuna a San Siro, sorride a denti stretti anche Arrigo Sacchi, dopo aver dimostrato proprio nella settimana dei fantasmi che il bel gioco e i risultati non sono soltanto un ricordo dei tempi che furono. Ricordava il grande Milan di questi ultimi anni, perché la varietà delle azioni, gli spostamenti da una parte all'altra del campo, le trame fitte e le innumerevoli conclusioni. Penso, spero, mi auguro che il Milan possa essere sulla strada giusta, però oggi è presto per dirlo. La vittoria più convincente del Milan ha molti padri, a cominciare ovviamente dai marcatori. Desailly, al suo primo gol in campionato, ha avuto il grande merito di sbloccare uno 0-0 che sembrava inchiodato. E Albertini, a riposo in panchina nel primo tempo, implacabile specialista dal dischetto. Ma il voto più alto spetta a Savicevic. Oltre all'assist perfetto sul gol di Desailly, una conclusione deviata da Piacentini su cui Toldo si esalta, uno splendido lancio in profondità per Boban, che è girato sull'esterno del palo, e soprattutto uno spirito di sacrificio, una determinazione nei contrasti che ne fanno un leader al di là del blasone. E poi c'è Weah, in grado di fare da umile sponda per i compagni, ma anche di dare alla partita quegli improvvisi spruzzi di anarchia, quelle serpentine irresistibili che paralizzano i difensori avversari. Se fosse un po' più freddo sotto porta, sarebbe perfetto. Ma il marchio di fabbrica delle squadre di Sacchi è sempre stata la difesa. Con Maldini tornato grande e Baresi e Vjerkovod impeccabili anche nel fuorigioco, i rossoneri hanno trovato finalmente anche il terzino destro. E non si tratta certo di Reitziger, ma dell'Evergreen Costa Curta. E se i milanisti hanno meritato due giorni di riposo, per i viola domenica di lavoro e di musi lunghi, dopo la quarta sconfitta esterna consecutiva. E a poco serve la consolazione di essere ad un passo dalla semifinale di Coppa delle Coppe. Troppo brutta per essere vera la Fiorentina di San Siro. Battistuta solo e appesantito. Kanchelskis, Rui Costa e Oliveira irriconoscibili. Nemmeno Robbiati ha saputo tenere fede alla sua fama di omino della provvidenza, sciupando la palla dell'1-1 a tre minuti dalla fine. E Ranieri, con molta onestà, parla di fallimento. Quest'anno lo stiamo un pochettino fallendo noi. La squadra è più forte, almeno anche moralmente, anche come convinzione. Però non riusciamo a fare quello che facciamo l'anno scorso. A questo punto dunque la Fiorentina non ha scelta. O entra in Europa o le ripercussioni economiche e tecniche saranno dolorose. Oltre a Ranieri, infatti, potrebbero partire altri pezzi da 90. Uno su tutti, l'ex intoccabile Gabriel Batistuta. Torna di moda il rossonero, il Milan si aggiudica un'altra sfida nella sua rincorsa all'Europa, vincendo su un campo dove nessuno in questa stagione era riuscito a fare bottino pieno finora. Altro segnale di un diavolo ritrovato, concentrato e sicuro dei suoi mezzi come ai bei tempi. La difesa non prende gol da tre gare e questa è un'altra notizia. Certo, una mano oggi a Sebastiano Rossi l'ha data Sgrò. Dopo 100 secondi l'atalantino riesce a sbagliare un gol così. E a tanta grazia ne aggiunge altra al decimo minuto il marcatore di Giorgio Weah, Sottil, che su un cross di Simone dalla destra perde ingenuamente il duello con il liberiano, che era all'asciutto da oltre 400 minuti. Sacchi schiera Blomqvist in via eccezionale sulla destra, Cellentini da contenere, ma l'ex rossonero trova lo stesso il modo su calcio piazzato di servire Sgrò per un'altra occasione, finita vicino al palo destro di Rossi. Dalla stessa posizione al 27esimo arriva la bordata di un altro ex, Carbone. Rossi è in traiettoria. Sull'altro fronte il duello Simone-Rossini registra uno svarione di quest'ultimo, ma Simone prolunga a 21 le sue partite senza gol tra coppe e campionato, anche se oggi si è mosso davvero bene. Non brillano le stelle dell'Atalanta, Morfeo si perde in Desailly e Inzaghi paga il buon momento di Vjerkovod.
La convocazione nazionale consola il capocannoniere di una partita nervosa passata a lamentarsi con l'arbitro Ceccarini per i fuorigioco e per un episodio che lo vede protagonista con Desailly. Senti, Desailly a fine partita ha detto brutte cose Inzaghi, è un ragazzo ancora giovane, ecco cos'è successo con Marcello Desailly? So che anche nel tunnel spogliatoi un po' di movimenti. No, sono cose che succedono in campo, io ho visto che ha dato una gomitata a Mirkovic e ci sono rimasto male perché Mirkovic è un ragazzo splendido e non mi sembrava giusto picchiarlo, basta. A far salire la tensione ai tifosi nerazzurri a fine tempo c'è questo intervento in area di Vjerkovoc su Mirkovic che fa gridare al rigore lo stadio di Bergamo. Volevo tirare subito con sinistra gamba e Vjerkovoc metto sua mano così e io ho perso l'equilibrio. Sì, è caduto. Secondo me sì, è rigore. 11 minuti dopo l'intervallo, Sacchi manda in campo Eranio e lui è subito protagonista di uno spettacolare scambio con Weah, rovinato dall'intervento di Pinato. E dopo questo colpo di testa di Albertini, senza fortuna, Eranio, su una rimessa laterale contestata, sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Boban. È il gol del 2-0 davanti a Cesare Maldini, che ha puntato su di lui per Moldavia e Polonia. Sono contento, non certo di essere partito in panchina, però il mister ha cercato sicuramente di mettere la squadra migliore che lui riteneva giusto. Sacchi difende la scelta di avergli preferito Blomqvist. Noi sapevamo che avremmo dovuto giocare contro una squadra di grande corsa e di grande forza fisica e io ho dovuto mettere il giocatore che mi dava maggiore tranquillità sotto questo aspetto. Unica nota dolente della partita milanista, l'ammonizione a Costa Curta che, diffidato, salterà la gara contro la Juventus tra due settimane, ma non basta a togliere il sorriso a Galliani. Di questo passo anche il secondo posto non è più un sogno proibito. Mondolica, a vederla così non era poi... No, l'unico problema è che volevo andare a picchiare Desailly. Prendetene uno un po' più piccolo, sì. Non so, Simone. Desailly penso che... No, penso che il Milan abbia fatto un'ottima gara. Ha sfruttato quella carambola, quel gol che ha trovato dopo 10 minuti, un quarto d'ora. Noi non abbiamo fatto gol in quella grande occasione. Quell'occasione di Sgro, che doveva forse passarla. No, penso che era lì, in una posizione che poteva girare. Lì bastava prendere la porta. Ma chi è che fare, se l'è presa tanto? Inzaghi. Prego? Inzaghi che se l'è presa. Sì, Pippo voleva coronare magari la convocazione nazionale con un gol. E dopo è stato difficile. Il Milan è molto concentrato. Il Milan penso voglia questa qualificazione UEFA a qualsiasi costo. Se hanno avuto problemi, secondo me sicuramente non erano problemi di organico, erano problemi di concentrazione e di motivazione. In questo momento penso ne abbiano sufficienza e secondo me come organico sono pari alla Juve. Con tutto questo, con tutto ciò, dico, voi avete fatto noi abbiamo fatto la nostra gara, sicuramente spendendo moltissimo nel primo tempo e pagando alla distanza il grande spreco di energie. Però loro ci hanno concesso molto, molto poco e perciò, secondo me, sono stati bravi. Tra la partita che ho visto, mi sembra che Vjerkovoc abbia seguito quasi a uomo Inzaghi, o sbaglio? Sì, sicuramente loro con questa posizione, con Vjerkovoc a uomo su Inzaghi e con Costa Curta che spinge pochissimo, secondo me sono molto più coperti. Ti riesce difficile trovare spazi. Fanno anche meno fuori gioco, se non sbaglio. Sì, vero? Sicuramente, solo sulle respinte, ma soprattutto non riesci mai a trovare quello che prima magari trovavi, quando ripartivi, ecco, trovare degli spazi. Il Milan aveva questo, insomma, il Milan di quest'anno aveva dei difetti. Questo limite, diciamo, questo difetto. Questo limite in difesa. Sì, secondo me è una squadra molto, molto accorta. Poi non dimentichiamoci, l'ha detto il dottor Tosatti, che il campionato lo vince la squadra che ha preso meno gol. E perciò sicuramente noi quando abbiamo fatto la grande scalata, perché non prendiamo mai gol, il nostro portiere penso che abbia il record dei gol non presi. Esatto. Qui tutti parliamo di attacco, però chi vince è soprattutto quello che prende meno gol. E si diciamo inizia da lì. Diciamo in questo momento il Milan non sta approfittando di questa situazione. Avete avuto anche qualche ammonito che... Ma può darsi che Mirkovic così debba stare, però non lo so. Diciamo non è stata una gara cattiva, assolutamente. Ma poi credo che vedremo in Moviola l'episodio lì di... Ma sai, Vjerkovoc è anche uno che... Ah sì, ma sono quegli episodi che se li dai, se dai rigore puoi dire ma poteva anche non darlo, se non lo dai puoi dire poteva anche darlo, però io penso che sia soprattutto positivo che... Ha pretesto di tirar fuori un pronostico. Il tecnico Zulu Munzugnaru
ha dedotto che qualcosa sarebbe successo al Dallara, ma non cosa. Del resto, chi avrebbe potuto azzeccare un risultato così ridondante? Il Bologna ripresenta Fontolan dopo 2 mesi e mezzo. Il frizzante ex interista è utile in fase di promozione della manovra, ma non in quella di interdizione. Sul fronte destro la Reggiana passa spesso grazie a Parente, centrocampo rossoblu debole. Sta rispondendo alle sue sollecitazioni, al 18° passa addirittura in vantaggio. Vieri comincia l'azione, lo fronteggia Baresi, il dribbling di Vieri, il tiro, respinge Rossi, arriva Jugovic e mette la palla in rete. È il 18° e alla prima vera occasione la Juventus detta la sua legge. Rivediamo l'azione del gol, bravo Vieri a far fuori Baresi, fa quello che può Rossi. Perfetta la correzione di piatto destro di Jugovic. Non ci sta al Milan, il cross di Desailly trova la testa di Dugarry, vola Peruzzi all'appuntamento con il pallone. Rivediamo la duplice prodezza dell'attaccante e del portiere. Al 26° Savicevic apre per Blomqvist, sul suo cross Simone si trova la palla sul piede e Peruzzi può bloccare. Il Milan continua a cercare con determinazione il pareggio, Boban costringe Peruzzi alla difficile deviazione in angolo. Al 30° Jugovic trova Boxic al di là della linea dei difensori del Milan, la posizione dell'attaccante è regolare e a Maldini non resta che atterrare il croato. Braschi decreta il calcio di rigore, va sul dischetto Zidane e trasforma. Il 32° e la Juventus raddoppia dimostrandosi implacabile. Colpo durissimo per il Milan che stava giocando bene, appariva in netta ripresa, ma contro una Juventus di queste proporzioni c'è poco da fare. E la squadra di Lippi affonda ancora per chiudere la partita. Rossi blocca la conclusione di Vieri. 3 minuti dopo Baresi vede Desailly, il francese scarica verso un Peruzzi attentissimo. Al 39° Amoruso sostituisce Boxic acciaccato e il tempo si conclude con una percussione milanista in area avversaria. È Simone a far da sponda per Savicevic che entra in area, ma ancora una volta Peruzzi esce sui suoi piedi e allontana la minaccia. La situazione per Sacchi è complicata. Il primo tempo, un bellissimo primo tempo, finisce con la sua squadra sotto di 2 gol. E l'inizio del secondo è ancora più brutto, Amoruso per Jugovic, è scoperta la difesa milanista, il giocatore jugoslavo entra in area e tira, sorprendendo Rossi. È il quinto della ripresa, la Juventus dilaga, sospinta da un'organizzazione straordinaria e stasera da uno Jugovic straripante. Per lui 2 gol ed il lancio perfetto per Boxic che ha costretto Maldini a rigore. Ma è tutta la Juventus a stupire. Il pubblico chiama a gran voce Roberto Baggio e al 15° Sacchi lo accontenta. 5 minuti dopo la sventagliata di Desailly viene valutata male da Porrini, Simone alle sue spalle offre una deliziosa opportunità a Boban che spreca tutto. Ancora il Milan in avanti con Boban che affonda sulla fascia, fa fuori un avversario e crossa. Baggio di testa costringe Peruzzi all'ennesimo miracolo. 26° Jugovic si avvicina all'area del Milan, si accentra, è chiuso e allora tocca l'indietro per Tacchinardi. Alza la testa e trova smarcato Vieri che dribbla Rossi e mette la palla in rete. Juventus 4, Milan 0. La sconfitta sta assumendo proporzioni sconfortanti per i rossoneri, ma non è finita. 8 minuti dopo Di Livio taglia il campo con un preciso invito per Jugovic, palla a terra, tiro violento, non trattiene Rossi, Amoruso ben appostato mette anche la sua firma nella sensazionale serata della Juventus. Dalla parte opposta, invece, i tentativi rossoneri si scontrano con un Peruzzi insormontabile. Qui ci prova Dugarry, non c'è niente da fare. Ma al 30° anche Peruzzi è costretto ad inchinarsi e lo fa su questa perfetta conclusione al volo di Simone, ispirato da Baggio direttamente dal calcio d'angolo. Passano 5 minuti e la partita più incredibile di tutto il campionato riserva altre emozioni. Vieri prende Baresi in velocità, entra in area e segna la 6ª rete della Juventus. È il trionfo per Lippi, i suoi giocatori e il modo perfetto con cui questa squadra gioca e vince su tutti i campi e in tutte le condizioni. Incontenibile Vieri sigilla il trionfo bianconero. Sacchi, che pure all'inizio aveva osservato confortanti segnali di crescita nella sua squadra, si abbandona sulla panchina. Finisce qui e l'impresa di San Siro consegna virtualmente lo scudetto alla Juventus. In classifica sono sempre 6 punti di distacco sul Parma, ma l'esame in Milan era considerato fondamentale. La squadra di Ancelotti intanto continua il suo avvicinamento alla Champions League. Il Bologna agguanta l'Inter al 3° posto e si conferma la vera rivelazione del campionato. Dopo 2 vittorie consecutive la sconfitta complica nuovamente i piani del Milan nella lotta per la conquista di un posto UEFA.
In coda rimangono bassissime le quotazioni di Verona e Reggiana, impresa del Cagliari che vincendo torna a lottare con Piacenza e Perugia. Domenica Juventus Udinese. Dal primo tempo dopo l'infortunio di Alen, così niente, poi si è riuscito anche a far gol, quindi meglio che così non poteva andare. Una serata veramente. Boxic? Com'è? Che si è fatto Boxic? È un problemino all'adduttore. Quindi è probabile che non ci sia con l'Ajax? Non ci sa ancora perché domani farà alcune visite, quindi domani si saprà già qualcosa. Lei lo segue nelle visite, sì. No, ho sentito dire nel spogliatoio che... No, nel senso di per assisterlo. Un'altra bottarella. Ho sentito nello spogliatoio. Vediamo ancora qualcos'altro. Al 33esimo c'è stata un'azione di Dilivio. Palla giocata dentro per Zidane. Qui è stata fermata l'azione della Juventus da un fuorigioco di Mazzei. Il guardaline Mazzei ha segnalato. La posizione in alto di Cristian Vieri, secondo me... Non c'era il fuorigioco perché stava salendo, lo vedete al centro dell'area di rigore, Vjerkovud, quindi mi sembra che lui tenesse in gioco sia il giocatore estrema sinistra che era Vieri, sia soprattutto Zidane, grande azione della Juve, grande giocata centrale con la percussione di Zidane, qui era solo davanti a Rossi. Beh, però aveva già fischiato qui. Sì, ce lo parava. Se no Rossi trova. Adesso... Ultime cose da vedere, al 41esimo del primo tempo è stato forse, questo direi, uno dei pochi errori di Braschi, perché è stato questo intervento di Vieri da dietro che poteva anche essere punito con il cartellino giallo, un intervento da dietro su Baresi, qui Braschi non ha ammonito il giocatore della Juventus e credo che a termini di regolamento ci stesse la munizione. Dino, cosa pensi? Sì. La munizione era giusta. Ci poteva stare. Sì. Anche perché era gratuito questo fallo, proprio non... No, i giocatori della Juventus lottano, le punte rientrano da mano. No, sì, siamo d'accordo, ma era la fine questa. Rientrano i concetti di gioco. Sì, sì, però no. Sentiamo il parere dei due della Juve, là. Beh, l'intervento era da dietro e quindi poteva anche starci, meno male che non l'ha fatto. Beh sì, anche secondo me c'era la munizione, però visto che... Con mio amico, voglio difenderlo. Bene, andiamo un minuto dopo. Ecco, Angelo, qui adesso sei tu che diventi protagonista perché c'è stata questa azione del Milan aperta da Reisinger, poi Simone vince due rimpalli sull'attacco della palla dei difensori della Juve, poi Savicevic devia Peruzzi e qui Savicevic ha chiesto il calcio di rigore. Angelo? Secondo proprio... me non c'era perché... Dopo che io l'ho respinta, Savicic è venuto addosso a me e ha cercato di dare un calcio, cioè non un calcio, però per far contrasto insieme a me. Io non nemmeno sapevo dove era. Lui. No, è vero. Si vede che io non... guardo la palla, sì. Poi la palla va via e lui viene addosso a me. Lui gli frana addosso, non c'è niente. Sì, io sono anch'io dell'opinione che non mi sembra... No, perché... Perché il braccio di Peruzzi segue il movimento suo, lui sta seguendo la palla, non è che col destro vada apposta per togliere le gambe... Ma difatti io col braccio nemmeno lo tocco, penso, certo. Penso che abbiamo fatto lì ginocchio con ginocchio più che altro, perché io mi sono sentito toccare sul ginocchio. A parte che era una fase anche concitata, non è che uno dice adesso metto la mano qui, poi prevo... Beh, dura, sì. Il giocatore poi strettissimo contatto. Dino? Che non era neanche facile, secondo me non c'era l'estremo in pericolo. Non ci sono. No, non è estremo, nulla. L'ultimo episodio, il secondo tempo al 27esimo, il gol di Vieri del 4-0. C'è un'apertura all'indietro per Tacchinardi. Anche in questa situazione probabilmente perché non c'è un'immagine chiara, è il giocatore al centro Baresi che teneva in gioco Vieri, non lo so perché non è chiarissima questa immagine, devo dire la verità, o Baresi o Vierkut. Baresi sembra più avanti, se possiamo però rivederlo, sembra sulla stessa linea, no? Ho qualche dubbio sulla posizione di Vieri perché mi sembra che Baresi sia sulla stessa linea di credo Amoruso. No, Vjerkovud. Vjerkovud. Sembrano in linea qua. Sono in linea. Sì, sicuramente col primo giocatore al centro sì, però Vieri è il secondo, spostato verso l'alto, quindi su quello lì ho qualche dubbio, però mi sembra regolare. No, ma se guardi il cerchio qui... Mi sembra regolare. Ah, certo che è cambiato. Sembrerebbe regolare. Sembra regolare, sì. Sì.
cambiava la partita, nel caso. Devo dire che sono stati molto bravo anche l'arbitro. Ma io che mi sono messo? Ma questa com'è? Ma questa che è? Ma è rosso blu. È blu, rosso blu. Ha messo per Olivieri. Olivieri. Grazie. Del Bologna. Mi era preso il terrore adesso. Va bene. Raimondo, dimmi. Noi vorremmo congedare Peruzzi ed andare a fare la doccia. Sì. E Amoruso, perché è arrivato a salutare Lippi. Buonasera. Grazie. Grazie, grazie. Arrivederci. È arrivato. È arrivato Lippi, però noi ci vediamo tra 62 secondi e dove ci collegheremo ancora con San Siro. Siamo allora collegati nuovamente col Meazza e c'è il grande Lippi. Buonasera Lippi. Buonasera, buonasera. Inutile chiederle se è soddisfatto della prestazione, vero? Perché sono mi sembra al di là di ogni previsione più rosea. No, certamente. Non pensavamo certo di venire a San Siro col Milan ritrovato e rigenerato di questi tempi, a detta di tutti, non solo di noi, e vincere in questa maniera. Cioè, la Juve è stata molto brava, tutti sono stati molto bravi, molto attenti, molto concentrati, in tutte le circostanze, in tutte le caratteristiche, diciamo così, che sono necessarie per fare una buona partita. Senta, sì. Posso... Prego Tosatti. Sì. Buonasera, complimenti, buonasera. Sono Tosatti. Grazie. Volevo domandarle una cosa. Ho avuto la sensazione che in questa partita, al di là della straordinaria bravura collettiva, abbiano inciso in modo particolare poi certi spunti individuali. Primo gol provocato dallo scatto di Vieri che lascia sul posto Baresi, due volte Jugovic che brucia Reitzinger. Cioè mi sembra che nell'uno contro uno siete andati particolarmente bene. È una notazione giusta? Sì, giusta, sì. A testimonianza che tutti hanno giocato un'ottima partita, i giocatori della Juventus. Stasera non lo faccio quasi mai, però stasera mi piace spendere due parole in più per Tacchinardi, Zidane e Jugovic. E Vieri, che si è giovato prima, perché ho visto anche un buon Boxic inizialmente, prima che si facesse male, e poi del movimento che li faceva e poi dopo anche di Amoruso. Ma questi tre mi piace sottolineare che hanno fatto una grossissima prestazione, però tutti, perché se non si gioca tutti bene ovviamente non viene fuori il risultato di questo tipo. Però la considerazione che ha fatto lei è giusta. Oggettivamente la tipo di difesa, anche diciamo un po' l'età di due grandi giocatori, comunque come Baresi e Vierkud, ha un po' favorito questa prestazione dei vostri avanti? Perché ho visto che tante volte buttavano la palla avanti e gli bastava questo per superarli, ecco. Ma no, no. Non credo, e comunque non sono io, signor Tosati, che devo andare a cercare certe motivazioni tecniche in casa di altri. Non tocca a me. Sì, poi non, mi scusi se non le rispondo. L'età non conta. Sì, il mondo ne fa un caso personale. Non incide. Senta, Boxic è un infortunio... È un Boxic, ha un risentimento inguinale, adesso non si sa bene di quale portata sia, ho l'impressione comunque che mercoledì non sarà disponibile. Comunque sì, dico, abbiamo visto, anche io pensi che stavo guardando la partita, a un certo momento, tanto per prendere un appunto, ho scritto Jugovic in grandi condizioni, alzo gli occhi e aveva segnato il gol quello sul palo stretto lì, sul tiro. Quello del secondo tempo? Sì, sì. Perché quello che mi ha fatto impressione Jugovic è come andava via, di solito è un giocatore, sì, che tiene il centrocampo, ma con un suo passo, ecco, invece stasera era... Perché il centrocampo stasera ha giocato molto molto bene, Tacchinardi e Zidane sì, tutti. In una veste un pochino inusuale, no? Cioè 20 metri più indietro si divideva un po' la regia, sì. Però questo è un giocatore che è cresciuto tantissimo, è diventato a parere mio un centrocampista completo e fa tutto, ecco, ha fatto un grande lavoro di qualità ma anche di quantità, perché io gli ho visto entrare in scivolata, togliere il pallone agli avversari, interdire l'avversario, insomma, e allora in un centrocampo che funziona Jugovic ha avuto libertà di espressione più offensiva e l'ha fatta fruttare. L'ha fatta fruttare, ma dico anche con velocità,
con spunti in velocità che non vedevo da tempo, forse. Lui. È stato molto bravo, sì. Sì, molto bravo, ma comunque tutta la squadra mi pare che meriti. Sì, tutta la squadra, ovviamente, no, però così stasera mi piaceva ricordare questi due sottolineare giocatori. Anche Vieri, perché Vieri, per esempio, sì. È uno che non... Io l'ho visto anche in nazionale, non spreca palla lui, è vero, sempre molto bene. Molto bene lui adesso, è sereno, è allegro, è contento perché sta giocando con una certa continuità, è in forma atletica anche conseguente appunto a questa continuità di impiego ed era certamente nella condizione di esprimere il meglio delle sue possibilità, che sono tante. Ecco, con un Milan che non aveva cominciato certo male, tra l'altro. Come? Con un Milan che aveva cominciato la partita con autorità. Milan ha cominciato con autorità e voleva vincere, ci ha provato subito. E dietro noi siamo stati bravi, attenti, Peruzzi ha fatto due belle parate, poi dopo ribattevamo colpo su colpo e poi dopo, man mano nel corso del secondo tempo, il risultato ha assunto delle proporzioni di questo tipo, però l'inizio non era stato molto molto agevole. Soddisfatto di Giuliano Centrale? Sì, sono soddisfatto di tutti, signor Tosetti. Sì. No, ma perché in genere lo utilizzavate più sulla fascia, no? Ma lo utilizzavo sulla fascia perché Ferrara e Montero sono due grandi giocatori e sono una coppia affiatatissima e allora spesso e volte l'ho utilizzato sulla fascia, però... Comunque in quel ruolo ha un suo futuro, mi sembra, no? Proprio come riserva, come centrale. Sì, diciamo che ha un suo futuro in questa Juventus, come ce l'hanno tutti quelli che fanno parte della difesa ora. E una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a centrale, l'importante è che facciano sempre bene. Noi non abbiamo altro da che farle i complimenti. Grazie tante. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Buonasera, arrivederci. E noi invece ci vediamo tra 62 secondi con Fiorentina Inter e il punto del maestro Tosatti. Mi dispiace. Vedo Francioso che... Sì. Raimondo, guarda, c'è la persona più sportiva del mondo che si è presentata. Ha preso 6 gol, ha incassato 6 gol. Non succede da tempo al Milan, eppure qua. Complimenti. È vero. Grazie, mi piacerebbe ricevere degli applausi per altri motivi, però va bene così. Buonasera a tutti. Buonasera. Senta Rossi, allora, come... Lei l'ha vista la partita, dico, da un suo punto di vista. Stavamo dicendo prima che il Milan non aveva cominciato male, che sembrava... un Milan con autoritario, un Milan convinto all'inizio. Sì, lei non l'ha visto? No, ho visto all'inizio? Tutto, ho visto tutto. Le partite finiscono al 90esimo. Meno male. Meno male. No, devo dire che tutto sommato non abbiamo disputato una cattiva gara. Loro sono stati più cattivi di noi in fase conclusiva. Sì, loro hanno approfittato di ogni... Sì, sono stati, hanno premuto, hanno pressato, hanno... E qui aveva preso il rigore lei? No, non l'avevo preso. Non l'ha toccato proprio? L'ho intuito, ho sfiorato la palla. Sembrava, la sensazione era che l'avessi sfiorata, sì, che perlomeno... Ecco, infatti è rimbalzato a terra poi. No, niente. No, la palla non ha rimbalzato, io l'ho appena toccata, ma... Era abbastanza angolata. Sì, poi tutti i gol mi pare abbastanza imprendibili, vero? Ma imprendibili. Su 6 gol probabilmente così si può sempre trovare qualcosa, un errorino del portiere, è normale, no? Però noi siamo dei professionisti, giochiamo nel Milan, una grande squadra, una grande società e non dobbiamo mollare. L'importante è questo. Senta Rossi, cosa ha detto Sacchi negli spogliatoi? Ma è difficile anche per un allenatore così, dopo una partita come questa, con un risultato finale del genere, dire qualcosa. Sacchi è molto convinto di questa squadra e credo che fino alla fine lotteremo per raggiungere perlomeno un posto in UEFA. È venuto anche il presidente alla fine partita? Com'è? È venuto anche il presidente in spogliatoio alla fine partita? Sì, il presidente è venuto come sempre, una grande persona, anzi così ha parlato con tutti noi e ci ha rasserenato.
Senta Rossi, nelle ultime partite voi non avete preso gol e sembrava che la difesa avesse trovato una certa, come posso dire, stabilità di rendimento. Stasera invece ho avuto la sensazione che molte volte si sia un po' esposta, diciamo, ai contropiedi della Juventus, perdendo proprio anche molti i duelli individuali. Come mai, secondo lei? Era un po' troppo avanzata, c'era qualche problema particolare, non lo so. Ma no, bisogna dare merito anche agli avversari, certo. Abbiamo trovato degli attaccanti in gamba, così ci hanno... Sì, è vero, però ci hanno un po' sorpreso. Sì, ma molte volte sono andati via con spazi anche. Con spazi ampi, certo. Lui se ne è trovati quasi sempre uno davanti in area, insomma. Ma è difficile trovare una spiegazione. Comunque io credo che non ci siano dei reparti da colpevolizzare. Certo. Diciamo, purtroppo così loro giocavano la palla con molta facilità e... Quando succede questo a questi livelli con certi giocatori, poi diventa facile andare in profondità, entrare in mezzo ad una difesa e realizzare. Senta Rossi, noi la ringraziamo molto per essere intervenuto, come diceva prima Francioso, perché ha dato una dimostrazione di sportività. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie mille. E adesso ci vediamo. Sì, io non ho visto la partita, però ho sentito dire chi c'è. È un'altra sorpresa, visto che parlavamo di sportività, abbiamo anche Arrigo Sacchi. Buonasera, Sacchi. Buonasera. Avrei fatto volentieri a meno di venire qua, però credo che sia un mio dovere e un diritto degli altri ascoltare, quindi prego. Ecco, Arrigo, dicevano tutti, abbiamo visto tutti, il Milan aveva iniziato non male, poi dopo è calato troppo o è venuta su troppo la Juve? Ma sai, può essere l'uno e l'altro, può anche essere che quando hai sul 3-0 è chiaro che sono saltati tutti i meccanismi, è saltato un po' tutto, in quel momento una squadra come la Juventus ti ha penalizzato. Noi non avevamo fatto male, anzi credo che la prima mezz'ora forse delle due squadre noi si era giocato forse un attimino meglio rispetto a loro, però loro hanno dimostrato una concretezza, una determinazione superiore alla nostra. Quindi pur giocando meglio non davamo l'idea di una squadra così forte, davamo l'idea che in certi nostri reparti vi fosse un attimino di fragilità. Non abbiamo aiutato come dovevamo fare, secondo me. Ripeto, è stata una serata storta, dobbiamo prenderne atto tutti quanti con grande autocritica, nel senso autocritico, e anche con grande umiltà ripartire da capo, perché lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo ai nostri tifosi, lo dobbiamo a questo pubblico splendido, anche stasera c'erano 80-90 mila persone, insomma. Dobbiamo fare di più, sono quelle annate dove tu lavori molto, anche i giocatori lavorano molto sapendo che raccoglieremo sicuramente, non per quanto si lavorerà, questo sono quelle annate così, però dobbiamo affrontarle con dignità, con serietà, con impegno e dobbiamo in fretta dimenticare questa serata. Ma la Juventus che cosa ha messo in evidenza soprattutto del Milan? Beh, la Juventus è rimasta squadra sempre, noi lo siamo stati per 30 minuti, credo, e quindi poi è una squadra fresca, una squadra di grande aggressività, di grande velocità, di grande ritmo, con dei giocatori che hanno qualità, uniscono alla quantità la qualità. Se avete qualche domanda da studio, volevo fare una domanda, faccio da tramite perché non l'auricolare. Ecco, buonasera Sacchi, sono Tosatti. Volevo domandare questo. Io ho visto un eccellente Milan nella prima mezz'ora, però mi sembra che la partita, più che dalla impostazione di gioco delle due squadre, sia stata decisa molto da giocate individuali. Gli attaccanti del Milan sono stati meno incisivi di quelli della Juventus e i difensori del Milan mi sembra abbiano sofferto molto la velocità di Vieri, come Reitziger mi sembra abbia sofferto molto Jugovic. È una lettura che le sembra giusta? Mi sembra giusta, anche se devo dire che in questo contesto
È chiaro che quando tu hai dei giocatori che non sono al meglio, non sono così in forma, se la squadra collabora di più è più facile coprirli, invece a un certo momento li abbiamo lasciati un attimino soli, mentre i difensori della Juventus erano sempre aiutati da qualcheduno, noi i nostri difensori non erano aiutati così come erano i giocatori della Juventus, quindi questo evidenziava ancora di più un gap che esisteva nella lotta uno contro uno. Certo. Grazie. Prego. Ma non è che... Zacchi, io non ho niente, la ringrazio per essere venuto comunque. Poi, insomma, dopo un 6-1 sarà sempre meglio dopo, no? Credo di sì, anche se credo. Al peggio non c'è mai fine. Ma comunque sono quelle cose che possono capitare e sappiamo che giocando a pallone capitano quelle giornate in cui tutto va bene a uno e tutto va male all'altro. Io credo che noi dobbiamo anche da questa partita ricordarci le cose positive e cercare di ampliarle cercando invece di ridurre quelle negative. Cioè quella mezz'ora iniziale e portarla... Sì, almeno 60-70 sì. minuti. Sì, almeno. Va bene, grazie mille. Grazie a lei, buonasera a tutti. Arrivederci. Il punto del maestro. Eh? Il punto del maestro Giorgio Tosatti. Ah, sì, prego. La ringrazio. Quello che ho ammirato di più della Juventus di oggi è stato il fatto che dopo la vittoria del Parma di oggi pomeriggio, che si portava a 3 punti, e considerando la situazione in cui si trovava la Juve, doveva incontrare un Milan in crescita e comunque che giocava l'ultima vera importante partita dell'anno per il Milan e dovrà affrontare fra 3 giorni l'Ajax, tutto sommato poteva anche affrontare questa partita con un qualche timore, comunque con qualche incertezza. Invece abbiamo visto con quale spavalderia la Juventus ha giocato, senza nessun tipo di turbamento, ha retto bene all'assalto iniziale del Milan e poi ha dilagato togliendosi la soddisfazione di una delle più belle vittorie, credo, della sua storia. Come ho già detto prima e come sia Lippi che Sacchi mi sembra abbiano riconosciuto, sono state determinanti secondo me proprio le differenze individuali tra gli attaccanti per esempio della Juventus e i difensori, onestamente o un po' vecchi o un po' modesti come Reitzinger del Milan, e anche la incertezza di alcuni attaccanti del Milan che hanno avuto alcune buone occasioni ma che non sono stati decise come Jugovic, come Vieri in zona tiro. Dopodiché quando il punteggio ha preso un certo andazzo è chiaro che il Milan è crollato completamente. Direi che sotto questo punto di vista la partita servirà, io penso, ai dirigenti del Milan per capire che non si può continuare a illudersi che ci si può riprendere con i pannicelli caldi. Qua credo che sia necessaria un'operazione abbastanza ampia. La Juventus ha praticamente conquistato lo scudetto, che ne dicano i juventini per scaramanzia e ovviamente quelli del Parma invece che sperano ancora, perché 6 punti di vantaggio e il confronto diretto in casa mi sembrano un margine abbastanza ampio, tanto più che la Juventus adesso ha un calendario molto favorevole, giocherà spesso in casa dove l'unica squadra è in battuta. Il Parma invece ha messo una bella ipoteca sul secondo posto e quindi sulla Coppa Campioni. Abbiamo avuto una giornata abbastanza curiosa per certi aspetti. Vittoria straripante del Parma sulla Sampdoria, al di là dei 3 gol, con una Sampdoria che ormai è una squadra, come posso dire, un po' allo sbando, evanescente. Sarà un caso, ma da quando l'allenatore e un po' di giocatori si sono già affittati il posto per il prossimo anno, la Sampdoria sta scemando. E guarda caso il presidente della Lazio Zoff, attualmente in panchina perché precettato da Cragnotti, ha riacciuffato il suo prossimo allenatore Eriksson. Zoff ha fatto secondo me un miracolo, perché oggi fra l'altro gli mancavano 7 giocatori, in condizioni di totale emergenza è riuscito a fare 17 punti in 8 partite, è la 3ª squadra del girone di ritorno dopo Juventus e Parma che ne hanno 19 e davanti al Bologna che ne ha 16, e questo mi dice che sarebbe veramente un peccato se lui tornasse a fare presidenza, mi piacerebbe che facesse la natura da qualche parte perché non ce ne sono tanti bravi come lui. Il Bologna 3º con l'Inter è la dimostrazione
di quanto contino gli allenatori, e non lo dico perché Olivieri è qua. L'intervista a Firenze è stata una squadra disastrosa, difesa con, sempre troppo alta, il povero Pagliuca che anche ha mandato a quel paese più volte i compagni perché si vede sempre uno o due avversari soli davanti. Io credo che non rimpiangeremo Oxum, come a Roma non rimpiangerebbero Bianchi. Stasera la Roma è stata presa sotto l'aereo perché i tifosi volevano contestare molto vibratamente sia il tecnico che i giocatori. La Roma sta facendo peggio di quella dell'anno scorso di Mazzone ed è un'altra delle grandi deluse di questo campionato. Non mi sembra che i molti acquisti fatti da Sensi abbiano rimediato alla situazione. Bologna è l'unica delle squadre rivelazioni che regge, a mio avviso, perché anche quando gioca male, come oggi, ha però due grandi attaccanti che le consentono comunque di fare punti, e cioè Anderson e Kolivanov. La cosa che più ha colpito nella giornata, per un certo aspetto, credo che sia stato quello che è successo in Perugia, Napoli, dove il Napoli è stato raggiunto da un gol segnato con un colpo di mano da Rapaic. Arbitrava Nicchi, che tornava in Serie A dopo 3 mesi e che forse Olivieri conosce perché tornava proprio dopo la faccenda Anderson. Però io devo essere sincero, non riesco a prendermela con Nicchi. Perché? Perché secondo me non deve essere mandato da Casarini a una partita così delicata, perché ha due segnaline e un quarto uomo che avrebbero dovuto vedere quell'intervento di mano di Rapaic, anche se gli era sfuggito. E perché quando ha chiesto a Rapaic se aveva preso la palla con la mano, lui ha detto no, l'ho presa col mento. Ora, questo è una violazione dell'articolo 1 del regolamento. Dice, no, c'è un obbligo di correttezza. Una domanda diretta tu non puoi dire. Io mi auguro che, vista la moviola e sentito quello che lui ha detto, ci sia qualcuno che interviene e lo punisca. Perché trovo anche giusto quello che ha detto Simoni. Non possiamo prendercela sempre con i tifosi se poi i giocatori, sì, i tesserati, non danno alcun esempio. Il Cagliari di Mazzone ha riavvicinato Perugia e Piacenza e adesso qualche chance in più di salvarsi, anche credo che ne abbia abbastanza. Nel complesso una giornata che chiude quasi il discorso scudetto e che rende anche abbastanza più visibile la lotta per la zona UEFA, perché ci sono diverse squadre che si sono staccate in modo grave. Ho finito. Roma. Derby di Milano numero 237, Inter imbattuta da 7 sfide con i rossoneri. Milan è chiamato a riscatto dopo la pesante sconfitta con la Juventus di domenica scorsa. Sono addirittura 17 gli stranieri in organico nelle due formazioni. Oxon ha tutti a disposizione, sostituisce Anglomà con Pistone. In attacco dal primo minuto gioca Zamorano e non Branca. Sacchi non può contare su Albertini, Ambrosini, Davids, Savicevic e Maldini. Baggio in campo dal primo minuto accanto a Weah. Passano solo 27 secondi e l'Inter si propone dalle parti di Rossi con Djorkaeff. La sua conclusione sorvola la traversa. La risposta dell'Inter in questa accelerazione di Weah, che scambia con Baggio, si presenta davanti a Pagliuca e lo salta. Fresi allontana. Punizione di Ganz, sfiora Zamorano, si salva Rossi, pronto ad allontanare di piedi prima dell'intervento di Paganin. 2 minuti dopo è Baggio a provare dalla sua posizione preferita. Pagliuca non si fa sorprendere. Si parlano Baggio e Sacchi dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma è la difesa del Milan a farsi sorprendere dal lungo lancio di Djorkaeff. Sponda di Zamorano, Coco spinge Ganz, lo atterra. Boggi non ha esitazioni e fischia il calcio di rigore. Esulta Ganz prima della battuta di Djorkaeff, forse perché sa che dal dischetto il francese è infallibile. E anche questa volta non sbaglia. È il 32esimo e l'Inter passa in vantaggio. 12esimo gol in campionato per Djorkaeff. Per Oxon le cose si mettono bene. Non ci sta al Milan la sua reazione immediata. Cross di Desailly, testa di Weah, miracolo di Pagliuca. E a Weah non resta che complimentarsi con il portiere nerazzurro. Azione che merita di essere rivista. Pagliuca, ancora una volta, formidabile. Sul fronte opposto, Pistone va al cross. Sulla palla, allontanata dalla difesa, Ince al volo, costringe Rossi in calcio d'angolo. Il Milan ne batte 3, uno dietro l'altro. Sul terzo, Zamorano anticipa tutti e raddoppia.
5 gol in 22 partite per lui. È il 43esimo e per il Milan la situazione si fa pesante. Incontenibile la gioia di Zamorano. Rivediamo il suo stacco di testa nel cuore di una difesa immobile. Sacchi non riesce a stare seduto. Il primo tempo si conclude con questo tentativo di Baggio sul cross di Ragno. Si oppone distinto Pagliuca, che poi blocca il secondo tentativo di Baggio. Si va negli spogliatoi sul 2-0 per l'Inter. Nell'intervallo Sacchi sostituisce Baresi, infortunato, con Tassotti, e Blomqvist con Simone. Passano tre minuti e la difesa milanista si fa trovare scoperta sulla fondo di Zamorano. Il tocco dell'attaccante sfila lato per pochi centimetri. 30 secondi dopo e ancora Zamorano protagonista, si fa lucinare e tira. Rossi è bravo a chiudere. L'iniziativa rimane nelle mani dell'Inter. 14esimo, Djorkaeff smarca Zanetti, che avanza sulla fascia sinistra. Entra in area e crossa Maurizio Ganz. Di testa è il terzo gol per l'Inter. Dilaga la squadra di Oxon, avversario Maurizio Ganz, che continua le magie di una stagione indimenticabile. 124 partite in Serie A e 42 gol per lui. Non ci stanno i tifosi rossoneri, contestano la squadra, i fumogeni che piovono dalle gradinate sembrano un vano tentativo di nascondere un Milan brutto al quale non sono abituati. Sui volti dei protagonisti si legge impotenza e rassegnazione, anche perché quando il Milan cerca la via del gol, come in questa occasione con Uea, gli avversari sono montagne insuperabili. E Pagliuca è ancora protagonista quando va a bloccare una punizione di Baggio. Al 43esimo il Milan trova il gol e lo fa al termine di un'azione confusa che culmina con un tiro di Roberto Baggio sul quale Pagliuca non può intervenire. È una modesta consolazione che chiude una partita sportivamente drammatica per la squadra rossonera. Per Sacchi e i suoi uomini comincia una nuova settimana di critiche e processi. Fischia Boggi, Inter 3, Milan 1. Sono le partite del pomeriggio a rendere la classifica decisamente interessante. Si infiamma la lotta per lo scudetto, la sconfitta della Juventus e la vittoria del Parma portano le due squadre a tiro di scontro diretto. L'Inter mantiene il terzo posto, si confermano Bologna e Sampdoria. Anche con il cambio di panchina la Roma è sempre più lontana dall'Europa, così come il Milan. Piacenza.